Questa sera presentiamo il volume di titola Raffaele Lauda, di insegnista presso la facoltà di storia della Università di Bologna. Con noi c'è Sandro Mezzadra, che ci ha spesso accompagnato nelle presentazioni e dibattiti, conosciuta, con cui ho collaborato spesso, speriamo di aprire anche che non sia l'ultima volta di incontrare Raffaele. E oggi appunto presentiamo questo volume che è uno scorcio molto largo, storico, sul tema della disobbedienza, come questo termine, diciamo, in tutta la riflessione filosofica e storica a partire dall'antica Grecia e quindi dalle tragedie di Sofocle, sino ad arrivare a Genova, ai giorni nostri, quindi un larghissimo arco di tempo coperto. E ovviamente in tutto questo spazio temporale ci sono moltissimi termini, moltissimi modi per interpretare la categoria di disobbedienza. E quindi il libro è molto ricco, ha una bibliografia molto ampia, ovviamente ce ne possono scegliere alcuni. Io oggi, leggendo il testo, ho pensato ad alcune chiavi di interpretazione, alcune scelte che ovviamente vorrei per dare una traccia al dibattito. L'occasione è ghiotta per chiunque abbia letto il testo e abbia delle curiosità o dei quesiti da porre, o anche, come dire, delle arricchire il dibattito oltre alle mie chiavi di lettura, ovviamente. Essendoci qui Sandro Mezzadra, l'occasione per me è quella di, ad esempio, parlare del concetto di fuga, vista il testo che ho portato, e, come dire, capire come questo concetto si declina dentro all'idea della disobbedienza, dentro a un'idea della disobbedienza. Prima di lasciare la parola ai relatori e di, come dire, provare a snocciolare come la fuga, l'esodo, dentro al concetto di disobbedienza, apre un nuovo campo di possibilità. Molto spesso la fuga è vista come un elemento, come dire, sì, di sottrazione, ma di allontanamento, di cancellazione, quello che può essere un'apertura costituente. Mentre forse il tentativo fatto dentro a questo testo è proprio quello di leggere dentro alla disobbedienza la categoria di fuga, quindi una categoria che apre direttamente un campo di possibilità di presa di parola politica. Vorrei provare a ricostruire così una dicotomia che secondo me c'è nel testo, che è molto, molto intelligente, che restituisce, diciamo così, una possibile interpretazione sul tema della disobbedienza. Nel momento in cui noi questo termine lo riconduciamo, ricominciamo questo termine ad un pensiero contrattualista e liberale, o che, come dire, si rifà a certi termini e, come dire, che prende per naturali questi termini, quello ad esempio di giustizia o di Stato, quando appunto si declina la disobbedienza dentro queste categorie, e questo il libro dice molto chiaramente, il rischio è sempre quello di depotenziare questo concetto, di utilizzarlo quasi come una sorta di strumento che dovrebbe riuscire a migliorare alcune categorie. Penso alle riflessioni fatte da Rawls, che cercano di dare un'ontologia, una sostanza al concetto di disobbedienza, ma fa proprio, come dire, questo passaggio logico, riconducendolo ad una sorta di modo per migliorare una società un po' non troppo giusta, diciamo, facendo però, prendendo per bene come definizione di giustizia o anche sempre quella di Stato, senza capire quanto è la potenzialità che c'è invece dentro la sottrazione, che molto spesso filosofi hanno utilizzato per criticare lo Stato, per criticare concetti di giustizia o altre categorie che invece possono essere decostruite attraverso la disobbedienza, la fuga o l'esodo. Mentre appunto, se noi prendiamo queste parole per quello che, per la potenzialità che esprimono, troviamo, ed è questo quello che secondo me è molto importante sottolineare,
se le prendiamo per quello che sono, troviamo la possibilità di costruire, di decostruire anche certi ragionamenti proprio a partire da che cosa, dalle possibilità che aprono concetti come quello di disobbedienza civile. Poi appunto ci potranno, potremo anche discutere su questo termine, però ad esempio oggi preparando questo intervento, così andando un po' anche a idee, mi è venuto in mente un articolo scritto da Sandro Chignola e Sandro Mezzatra sulla Lampedusa, Lampusia si intitola l'articolo, e in questo articolo ad esempio si prova a leggere la possibilità di movimento come non un dato che come dire, non solo critica e in qualche modo prova a sottrarsi a quelle che sono le logiche della governabilità, dei confini e come dire, della critica appunto a quello che sta succedendo allo Stato, al concetto di Stato e ai regimi che ci sono e finché c'erano in Nord Africa, ma la possibilità appunto di aprire un processo costituente, a come la libertà di movimento possa essere un tema che è direttamente un tema politico di presa di parola, e subito mi è venuto in mente come nel testo ad esempio si tratta tutta la lotta e si analizza la lotta fatta dal movimento americano, dal movimento abolizionista americano, quando la fuga degli schiavi neri dentro le piantagioni, la fuga degli schiavi neri diventa un elemento costituente, che non è solo rifiuto di quella condizione, ma anche rifiuto di una condizione esistenziale, non è solo rifiuto di quel tipo di condizione lavorativa, ma è esempio anche il rifiuto che si esprimeva alla società, alla whiteness americana. Quindi questo tipo di pratiche, che molto spesso in modo anche abbastanza mio vengono contrapposte, per dirla con Hirschman, l'exit e la voice, forse è il caso invece di provare a declinarle assieme, forse è il caso di capire che esiste un terzo, un dato, no? La possibilità di leggere queste pratiche secolo perché come aveva provato a analizzare Marx dentro quella visione degli operai che in America appunto abbandonavano le fabbriche verso la frontiera, forse questo movimento è un movimento che apre spazi di possibilità non solo per chi se ne va, ma anche per chi appunto resta, ma resta per come dire, per aprire spazi diversi, non perché vuol dire accetta l'esistenza. Quindi leggere la disobbedienza e la sottrazione dentro una possibilità di presa di parola forte, ma che è soprattutto un voler cambiare l'esistente anche dove si è, anche perché chi va via crea una possibilità per chi resta, ma dover restare e andare via non sono termini che vanno appunto in contrapposizione, ma aprono campi di possibilità molto molto forti in tensione. Questo. Un'ultima questione che così mi era venuta dentro alla lettura del testo. Non ho trovato molto Foucault nel testo e volevo capire se la possibilità di una lettura dentro a un materiale foucaultiano fosse così una cosa in cantiere o fosse più stata davvero una scelta di non trattare sul tema. Ripeto, queste sono delle mie suggestioni, se qualcuno ha delle idee, delle domande, ovviamente questo è un dibattito nel testo e questa è una cosa che mi è piaciuta molto e chiudo su questo. Si dice chiaramente che questo è un libro nato anche dalle discussioni fatte a lezione. Io stesso ho fatto questo corso ormai 4 anni fa e l'elemento laboratoriale è quello che durante le lezioni tenute da Raffaele era uscito, la possibilità appunto di avere un confronto e di arrivare appunto assieme al concetto che ci si presupponeva di analizzare. Un po' questo posto anche vive di questa pratica, quando ipotizziamo queste serate molto spesso sono anche il frutto delle discussioni che abbiamo qui dentro, di altre occasioni che abbiamo presentato testi, libri o organizzato seminari. Questo spazio si ripropone di far vivere anche, se vogliamo, un altro tipo di università da questo punto di vista, dove l'incontro della discussione dei saperi è appunto un incontro
costituente di dialogo e anche spesso di critica e di confronto. Applaudino non retoricamente, perché Leo ha posto alcune delle questioni fondamentali di cui secondo me è opportuno discutere questa sera, a partire dall'occasione rappresentata dalla pubblicazione del libro di Raffaele sulla disobbedienza. Per me sarebbe molto forte la tentazione di entrare immediatamente in medias res e in particolare di riprendere le sollecitazioni che sono venute da Leo a partire da un intervento mio e di Sandro Chignola su quello che è accaduto in questi mesi a Lampedusa. Tra l'altro ho continuato a lavorare su questi temi, ho scritto in questi giorni un saggio un pochino più lungo, un pochino più sistematico sul significato che hanno le rivolte del Maghreb e le migrazioni che le hanno accompagnate per il regime europeo di controllo dei confini e delle migrazioni, senz'altro ci sarà la possibilità nel corso della serata di tornare su questi temi. Intanto però vorrei dire alcune cose a proposito del libro di Raffaele, che ci consente di discutere da un punto di vista particolare, situato, proprio l'insieme dei problemi politici assolutamente vivi nel nostro presente di cui ha parlato Leo. Vorrei semplicemente soffermarmi su due questioni. Una riguarda l'impostazione complessiva del lavoro, e l'altra invece i problemi posti nell'ultimo capitolo e in particolare attraverso l'analisi di quanto accade tra il 68, Seattle e Genova 2001, condotta con riferimento al concetto di disobbedienza. La prima questione, questo libro è una ricostruzione rigorosa e devo dire ineccepibile dal punto di vista storico-concettuale della categoria di disobbedienza dalla Grecia classica ai giorni nostri. Il libro è parte di una collana, intitolata Lessico della politica, di cui è niente meno che il 17° volume. E naturalmente Raffaele ha seguito l'impostazione in generale di questa collana. Una collana diretta da un grande studioso che molti di voi conoscono e apprezzano, cioè Carlo Galli. Carlo Galli ha fatto un'operazione con questa collana di straordinario interesse. Ha cercato cioè di riunire un gruppo anche abbastanza eterogeneo di studiose e di studiosi e di affidare a ciascuno di loro il compito di ricostruire la storia di un concetto fondamentale della politica moderna,
appunto dagli antecedenti greci e medievali fino ai giorni nostri. È un progetto scientifico che ha come riferimento una grande tradizione intellettuale, che è quella della cosiddetta storia concettuale tedesca. Alcuni di voi conoscono ad esempio il nome di Reinhard Koselleck, che è uno dei padri di questa tradizione. Ecco, io dico subito che, avendo modestamente insomma partecipato agli sviluppi in Italia di questa metodologia di ricerca storico-concettuale, ho imparato moltissimo da autori come Koselleck. Ritengo che la storia concettuale abbia prodotto fondamentali acquisizioni per quella che è stata la vicenda dello Stato moderno e dei concetti che ne hanno accompagnato, scandito, forzato lo sviluppo, ma al contempo ho ormai da diversi anni una crescente insoddisfazione per l'impostazione storico-concettuale al Koselleck. È un'insoddisfazione che ha a che fare con i presupposti, diciamo, storico-geografici, per farla semplice, di questa storiografia, ovvero il modo in cui viene immaginata la collocazione temporale e spaziale dell'evoluzione dei concetti che si tratta di ricostruire. In poche parole, la storia che si ricostruisce è una storia europea, è una storia centrata attorno all'Europa, che progressivamente, certo, nell'interpretazione estremamente lucida e acuta, ad esempio di Carlo Galli, viene mettendo in discussione la stessa centralità dell'Europa tra il Novecento e il secolo in cui stiamo vivendo. Questo per quanto riguarda la geografia. Per quanto riguarda la storia, ovvero le coordinate temporali della narrazione, si parte invariabilmente dalla Grecia classica, si passa al Medioevo, riconoscendo una prima cesura nell'avvento del cristianesimo, e poi si descrive, con un'enfasi maggiore o minore a seconda della sensibilità dei singoli ricercatori e delle singole ricercatrici, la cesura moderna. Si ricostruisce la cesura moderna della storia, ad esempio, del concetto di libertà, della storia del concetto di uguaglianza, della storia del concetto di cittadinanza. Sono tutti concetti di cui si tracciano gli antecedenti classici, c'è un luogo di origine che è sempre Atene in fondo. A partire da questo luogo di origine ci sono poi una serie di metamorfosi, in particolare a partire dall'avvento del cristianesimo e dall'organizzazione poi della cristianità medievale, si giunge alle soglie della modernità quando si determina una rottura che risignifica parole, concetti come appunto libertà, uguaglianza, cittadinanza. Io ripeto, questo genere di storiografia ha prodotto delle acquisizioni fondamentali. Io credo tuttavia che una volta assunta la consapevolezza, che ormai è nostra,
del fatto che la centralità dell'Europa è da qualche decennio in dissolvenza, bisognerebbe cominciare anche a porsi qualche domanda rispetto alla opportunità di modificare gli stessi presupposti storico-geografici, dicevo, del lavoro storico-concettuale. Ecco, il lavoro di Raffaele si colloca all'interno di questa tradizione intellettuale, più banalmente all'interno di questa collana, e quindi non lo fa questo. La prima domanda quindi che vi rivolgo è se ha avvertito un qualche tipo di disagio, simile a quello di cui parlavo precedentemente, nel costruire, così come ha costruito, questo libro sulle differenze. C'è un corollario rispetto a questo primo punto. Il corollario è che se non c'è una significativa messa in discussione, e non poteva esserci, dei presupposti della storia concettuale di questo libro, la messa in discussione la troviamo su un altro piano nello stesso titolo, perché quello di disobbedienza, abbiamo parlato varie volte, non è un concetto, non è un concetto nel senso in cui storici come Toselli appunto hanno parlato dei concetti politici. I concetti politici di cui lo storico concettuale fa la storia, scusate il bisticcio, sono concetti che organizzano direttamente strutture politico-costituzionali. Appunto dicevo libertà, dicevo uguaglianza, dicevo cittadinanza, non potrei dire sovranità, potrei dire Stato. Quello di disobbedienza invece è un concetto la cui natura è piuttosto elusiva, sfuggente. Vi leggo tre righe dell'introduzione in cui Raffaele lo afferma in modo assolutamente consapevole. Una storia concettuale della disobbedienza, nell'accezione impura e sui generis che implica la sua declinazione come potere destituente, è così la storia della sua assenza, aperta parentesi, antichità e l'Unione Europea, della sua presenza spettrale, aperta parentesi, modernità, e della sua progressiva e contraddittoria autodissoluzione, globalizzazione. Al più si può dire che questo libro, dal punto di vista della storia concettuale, racconta la storia di uno spettro. La seconda domanda è che cosa significa questo dal punto di vista teorico. Il problema vero però di cui vorrei discutere con Raffaele, con voi, riguarda, come anticipavo, l'ultimo capitolo. Questo libro ha una parte estremamente importante, molto, molto bella e molto attuale anche prima dell'ultimo capitolo. E non è sfuggita a Leo, è la parte cioè sull'abolizionismo e sulle lotte contro la schiavitù. Nel XIX secolo statunitense, ma anche lì si potrebbe allargare lo spazio di questa narrazione, quantomeno alle Americhe, cioè l'America Latina.
Certo, però l'ultimo capitolo è quello che ci interpella più direttamente anche dal punto di vista politico. Voi sapete che abbiamo avuto l'Italia tra il 2002, 2004 e 2005 un movimento che si è definito il movimento dei disobbedienti, movimento che è nato dalla grande esperienza della contestazione del G8 a Genova, di cui ricorre quest'anno il decennale. All'interno di quel movimento si sono discussi temi come la differenza, ad esempio, tra disobbedienza civile e disobbedienza sociale. Alcuni dei presenti, se non hanno direttamente partecipato al movimento dei disobbedienti, hanno comunque avuto in quell'esperienza un punto di riferimento per la loro formazione politica. E questo libro, io credo, ci consente, tra tante cose, di tornare a interrogare quell'esperienza politica dal punto di vista della sua importanza e anche dal punto di vista dei suoi limiti. Una cosa che forse non è molto nota ai presenti è che l'esperienza del movimento dei disobbedienti è stata preparata da almeno un decennio di discussione teorica attorno a temi come quello dell'esodo, in cui la questione della disobbedienza o di una declinazione del diritto di resistenza che andava verso una teoria della disobbedienza era stata ampiamente posta. La rivista Luogo Comune, in particolare, una rivista che è nata all'inizio degli anni 90 per iniziativa di Paolo Virno, essenzialmente, è stata la palestra fondamentale a cui interno si è svolta questa discussione, che peraltro era cominciata almeno 10 anni prima in un'altra rivista che si chiamava Metropoli e che è stata criminalizzata dalle inchieste contro il movimento dell'autonomia nei primi anni 80. In quella rivista, in Metropoli, erano usciti i primi articoli che proponevano una rilettura di alcune osservazioni di Marx sulla frontiera americana, a cui Leo ha fatto riferimento. Allora, dal 2001 retrocediamo ai primi anni 90, dai primi anni 90 retrocediamo ai primi anni 80 e individuiamo un filone di pensiero che pone la questione della disobbedienza legandola appunto a una rilettura della categoria di disobbedienza. Raffaele ci propone un ulteriore passo indietro di 10 anni, ci propone cioè di tornare al 68 e di provare a leggere alcuni dei filoni più radicali di teoria politica rivoluzionaria che hanno caratterizzato i movimenti del 68 in Italia e in Europa più in generale, ma anche negli Stati Uniti, dal punto di vista della categoria di disobbedienza. Certo, questa può essere, altra questione di cui abbiamo discusso prima che uscisse, può essere un'operazione un po' forzata, perché in particolare all'interno dell'operaismo rivoluzionario italiano, da cui poi sarebbe nata ai primi 80 la riflessione sull'esodo, certo alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, le parole politiche che venivano utilizzate erano un po' diverse da quelle
parte della disobbedienza. Potere operaio, insurrezione, altre parole. Però io trovo molto convincente, molto convincente perché retto da una consapevolezza di questi vizi, evidentemente, il tentativo che fa Raffaele. Il tentativo cioè, direi prima ancora che di applicare la categoria di disobbedienza come lente analitica degli sviluppi dei movimenti attorno al 68, di vedere in quei movimenti una fortissima tensione all'affermazione dell'autonomia, una fortissima tensione alla separazione, una fortissima tensione alla costruzione di basi autonome di potere. Questa è una cosa che trovate nell'autonomia appunto italiana, ma la trovate anche nel movimento di Black Power negli Stati Uniti, la trovate anche in molti sviluppi radicali, estremamente interessanti, del femminismo. È un'affermazione netta appunto del principio dell'autonomia che rompe con l'egemonia di uno schema di pensiero dialettico e apre un campo di possibilità. Come quel campo di possibilità possa essere, come dire, coltivato politicamente è un problema a cui non hanno trovato soluzioni i movimenti radicali degli anni 70, non hanno trovato soluzione i teorici dell'esodo, non hanno trovato soluzione i disobbedienti. È ancora il nostro problema, è ancora il nostro problema. E il libro di Raffaele è importante secondo me perché ci consente di tornare a parlare di questo problema. Chiudo con un'ulteriore osservazione davvero molto rapida rispetto a quello che è l'elemento forse anche più originale dell'interpretazione che Raffaele propone della disobbedienza. Raffaele analizza il concetto di disobbedienza nelle sue molteplici incarnazioni più o meno spettrali della storia della modernità attraverso un riferimento alla categoria di potere destituente, non potere costituente, bensì potere destituente. Secondo me questa è una categoria su cui faremmo bene a fermarci un attimo. La categoria di potere destituente, almeno nella mia esperienza più di studioso, di militante, nasce all'interno del dibattito successivo alla grande insurrezione argentina del dicembre del 2001, quando era molto presente la parola d'ordine dell'assemblea costituente. Tutta la sinistra argentina era unita nel reclamare a gran voce l'assemblea costituente. Parliamo di una grande insurrezione popolare che è stata pagata a un prezzo altissimo, decine di morti, ma contemporaneamente ha cambiato la storia dell'Argentina, facendo cadere peraltro 4-5 governi nel giro di 2 mesi, affermando il principio per cui i movimenti sociali non si possono reprimere, non si può mandare la polizia a caricare i disoccupati. Vedete che è un principio piuttosto radicale visto dall'Italia, pensate un po' all'Argentina, con la storia, la dittatura, ancora molto presente.
dicevo, la sinistra argentina appunto unificata nella richiesta di assenza quotidiana. La sinistra argentina che cos'è? È un variegato arcipelago di gruppi estremamente litigiosi che hanno un'enorme presenza a livello, diciamo, intellettuale e anche mediatico, ma non contano assolutamente nulla dal punto di vista elettorale. Nulla vuol dire che messi insieme prendono tutto che c'è. Bene, questa parola d'ordine dell'Assemblea Costituente non è mai davvero penetrata all'interno dei movimenti che hanno fatto l'insurrezione, diciamo, che se ne sono sostanzialmente disinteressati. Ecco, allora alcuni collettivi, tra cui il collettivo Situaciones, a cui io personalmente sono molto vicino anche in termini di amicizia, hanno cominciato a dire: ma qui veramente a noi pare che il problema sia un po' diverso. A noi pare che il problema sia che questi grandi movimenti che hanno prodotto l'insurrezione di dicembre e che sono stati protagonisti per mesi, per anni della politica argentina, non abbiano una tensione costituente, abbiano piuttosto una tensione destituente. Appunto, facciano cadere un governo dopo l'altro e siano in grado di imporre dei veti all'azione dei governi. Ecco, se voi pensate a quello che è accaduto e sta accadendo sulla sponda sud del Mediterraneo, credo che sia abbastanza facile vedere che una categoria come quella di potere destituente si attaglia meglio a definire proprio le modalità di azione, la fenomenologia, la natura di questi movimenti insurrezionali, che è una categoria come quella del potere costituente. E qui bisognerebbe parlare appunto anche del rapporto che esiste ad esempio tra questi movimenti e l'immigrazione, il rapporto che esiste tra la categoria di potere destituente e una categoria come quella di fuga, come quella di exit, come quella di sottrazione. Ora, tutto ciò è senz'altro importante e penso che possa essere argomento della discussione di questa sera, ma prima di tutto io chiederei a Raffaele di precisare un po' il significato dal suo punto di vista di questa categoria di potere destituente e della connessione tra potere destituente e disobbedienza, perché a me pare, davvero chiudo, che il concetto di potere destituente sia uno strumento analitico estremamente importante per comprendere l'azione, la composizione, potrei perfino dire l'ontologia, oltre che la fenomenologia, di molti movimenti sociali degli ultimi 10-15 anni, ma al tempo stesso ci consegni un problema, perché una volta restituito questo potere, che si fa? Ora non ci risponde. Una risposta non ce l'ha, però insomma, proviamo a ragionarci insieme, anche perché quest'ultima osservazione di Sandro si lega direttamente con l'osservazione in apertura fatta da Leo, e sono particolarmente contento che la questione sia stata posta subito e colta subito, perché per le particolari caratteristiche che ha la collana che ha ascoltato questo libro, questo tema non è affrontato, non è esplicitato in modo direttamente, immediatamente politico, ma tutta la riflessione che ha ispirato il libro ha come sfondo questo tipo di problema. Allora, poi rispondo sulle osservazioni di Sandro sulla questione, sugli aspetti più metodologici. Intanto voglio fare una premessa, diciamo così, di tipo personale, che aiuta un po' a capire la prospettiva con cui mi sono avvicinato a questo tipo di riflessione. Gli origini di questo libro vanno proprio indietro di 10 anni all'esperienza di Seattle e soprattutto di Genova. Cioè,
è stata per me quell'esperienza di Genova che dal mio punto di vista mostrava in modo chiaro, ancora dopo 10 anni, nonostante gli sviluppi successivi di quell'esperienza di movimento resto ancora convinto, annunciava in modo chiaro una rottura profonda, per certi versi definitiva, con un certo modo di fare politica anche all'interno del movimento. Cioè, era l'apertura di uno spazio di pratica e di riflessione politica destinata a durare un tempo. Quindi il mio obiettivo era cercare di afferrare questa trasformazione profonda, afferrarla attraverso la riflessione sulla disobbedienza, visto che appunto il tema della disobbedienza, il movimento dei disobbedienti, in quell'esperienza genovese rappresentava l'anima. Nella pluralità di quel movimento dei movimenti non c'è dubbio che attorno all'esperienza dei disobbedienti si sono intrecciate probabilmente le esperienze più significative di quella stagione politica. Ma fin dall'inizio, mentre esperivo il movimento di Genova, avevo la sensazione che la categoria di disobbedienza non funzionasse, non fosse capace di dare conto, di esprimere in profondità la radicalità di quella cultura che si era manifestata in Genova. Allora, l'obiettivo di questo libro era in qualche modo quello di cercare di ricostruire, attraverso una ricostruzione genealogica del problema della disobbedienza, la capacità di afferrare il presente della disobbedienza. Per certi versi questo libro è un libro sulla critica della disobbedienza che esperiamo oggi. È un libro che cerca di mettere in luce il carattere sì spettrale ma profondamente moderno della disobbedienza, nella misura in cui ciò che noi stiamo vivendo è, con tutto ciò che di problematico c'è, un'affermazione di questo tipo, espressione di una crisi profonda delle categorie politiche, delle pratiche politiche che hanno caratterizzato la modernità. Anche la disobbedienza è espressione di questa crisi. Mi mancava un termine per cercare di descrivere ciò che attorno al problema della disobbedienza si è cristallizzato nel corso della modernità, cioè un modo di concepire la politica che appunto è moderno, ma che nella modernità ha sempre avuto un ruolo, una posizione, una collocazione marginale, anche all'interno di contesti di politica radicale, è sempre stata guardata con sospetto. Sì, è un moto emozionale che tuttavia poi necessita, come dire, dell'intervento della politica con la P maiuscola, necessita di essere organizzata, guidata in forme di azione, in forme di lotta che hanno più sostanza, che hanno più peso. E proprio la pubblicazione del pamphlet del collettivo Situazione, che è arrivato in Italia grazie a Sandro, mi ha dato il termine che mi serviva, insomma, per cercare di spiegare questa cristallizzazione di questioni, di problemi attorno al tema della disobbedienza, che era appunto la categoria di potere costituente. Barthes diceva: non essere demistifica, dare un nome alle cose e già demistificarle. Ecco, la categoria di potere costituente a me serviva per sintetizzare un insieme di apparati teorici e concettuali che nel corso della storia della modernità si sono cristallizzati intorno al problema della disobbedienza. E Milo cerca di fare la ricostruzione genealogica di questa, chiamiamola così, alternativa del modello. Lo dico così, ma lo dico anche volutamente, perché, come avete capito, il mio è un libro che dialoga, come dire, indirettamente col problema del potere costituente, è un tentativo di individuare all'interno della modernità un'alternativa del moderno che dal mio punto di vista è, consentite che la quattro, più alternativa della categoria di potere costituente, così come l'abbiamo inteso, nel senso che la categoria di potere costituente attinge a un modo di concepire la politica
che io provo a definire come politica in movimento, cioè come un modo di concepire la politica fuori dall'orizzonte dello Stato, cioè fuori da quell'orizzonte teorico che comunque attorno allo Stato dà senso alla politica, anche quando si vuole una politica alternativa di contestazione, di superamento, di sfida allo Stato, cioè una politica che non pensa a se stessa come staticità, come appunto neutralizzazione del movimento che anima la politica. Da questo punto di vista la disobbedienza è stato un tema, una questione che nelle pratiche di movimenti radicali, nelle riflessioni teoriche di questi movimenti radicali o autori quindi, meno noti, meno tradizionali nella storia del pensiero politico, si è costituita attorno appunto all'idea che la sottrazione del potere, diciamo così, la modernità si contraddistingue per l'idea che il potere politico si fonda sul consenso della massa, diciamola così, molto alla buona. D'accordo? Ecco, il potere destituente è l'interno di questo modo di concepire la politica, ma è l'idea che il mutamento politico si produce attraverso questo processo di sottrazione del consenso, che non necessita necessariamente del fronteggiamento, dello scontro frontale, e non per questo si vuole dire, necessariamente meno violento, si vuole meno radicale, si vuole conciliante con l'ordine politico della storia. Da questo punto di vista, l'elemento che ho cercato di mettere in luce nel corso delle varie modalità con cui questo potere restituente si è sviluppato nelle riflessioni, nelle pratiche dei movimenti radicali, è l'idea che in questo momento destituente c'è anche una dimensione che noi definiamo costituente, ovvero la sottrazione del consenso, il rifiuto del consenso. Sandro l'ha descritto perfettamente con l'esperienza argentina, quel potere di veto che viene esercitato continuamente attraverso la destituenza ha prodotto una trasformazione profonda e radicale dell'Argentina, ma lo stesso si potrebbe dire appunto andando indietro nel tempo con l'esperienza dei movimenti abolizionisti afroamericani, ad esempio nella fuga dalle piantagioni schiavistiche del sud, quella fuga ha prodotto un mutamento. La società americana dopo quell'esperienza non era più la stessa. Allora è il tentativo di spiegare che la restituenza, il potere restituente non è un momento preparatorio della trasformazione sociale, ma che nel potere restituente vi sono già impliciti elementi di trasformazione sociale. Questo dal mio punto di vista serviva anche per fare appunto una critica della concezione liberale della disobbedienza civile, che ha ancora oggi, quando pensiamo alla disobbedienza civile, abbiamo in mente appunto una disobbedienza che si vuole gentile, che in qualche modo rappresenta un'alternativa moderata alla rivoluzione, che mira a modificare alcuni aspetti del sistema senza metterlo in discussione totalmente. Ecco, quello che ho cercato di fare attraverso la categoria di potere restituente è dimostrare come la disobbedienza, questo modo di concepire la disobbedienza è soltanto uno di modi in cui nel corso della storia del pensiero politico, delle pratiche dei movimenti politici, la disobbedienza è stata pensata, praticata, e che paradossalmente questo modo di concepire la disobbedienza, cioè questa disobbedienza civile e liberale, che come ricordava Leo nella sua introduzione, trova ad esempio nella teoria della giustizia di John Rawls, nella sua sistematizzazione teorica più compiuta, paradossalmente produce un effetto di neutralizzazione degli aspetti più radicali, più problematici che la disobbedienza pone anche oggi nella nostra riflessione politica. Dicevo, questo tipo di ricostruzione genealogica però mi serviva a me per spiegare l'esaurimento della capacità di afferrare il presente di questa della disobbedienza. Questo banalmente lo esperiamo quotidianamente anche nelle nostre pratiche politiche. Basti pensare sempre, faccio sempre riferimenti agli Stati Uniti perché dal punto di vista dei miei studi, dei miei interessi, delle mie pratiche, insomma delle mie esperienze anche personali, è la realtà che conosco meglio. Se voi pensate dopo l'11 settembre al 4 ottobre,
che come misura di prevenzione contro il terrorismo prevedeva gli arresti preventivi, quindi la possibilità di arrestare preventivamente i manifestanti durante una manifestazione, quindi impedendogli anche di violare la legge, di violare ad esempio una zona rossa, già questo aspetto rende problematica una concezione della disobbedienza così come è stata pensata a partire dagli anni 60 del Novecento. L'idea che io violo una legge e attraverso la violazione della legge apro dal punto di vista di un conflitto simbolico una situazione di crisi che serve a aprire in una versione moderata i canali della negoziazione politica oppure aprire una situazione di conflittualità più radicale. Quindi la disobbedienza oggi dal mio punto di vista è in crisi come la maggior parte dei concetti politici moderni, che da un punto di vista più politico, così riprendo le sollecitazioni che venivano tanto da Sandro quanto da Leo, significa non tanto sostituire la categoria di potere costituente con quella di potere destituente, quanto il tentativo di fare uno sforzo aperto, che è, come dire, lo pratichiamo ogni giorno, ma che secondo me va assunto come anche dal punto di vista politico come orizzonte programmatico, il tentativo nelle pratiche, nelle nostre riflessioni teoriche, di concepire delle forme di azione politica capaci di tenere insieme tanto la dimensione costituente quanto la dimensione costituente. Non sono due elementi contrapposti tra di loro. Nel corso della modernità sono stati concepiti come due alternative, una dominante, una appunto che ha vissuto in contesti marginali o in contesti spettrali, ma non sono due alternative, necessitano di vivere insieme. Come farle vivere insieme, come farle concepire, questo è un problema tutto aperto sul quale io non ho risposte, ma di cui sento, come dire, l'urgenza politica di assumerlo come orizzonte delle nostre riflessioni pratiche politiche. Per quanto riguarda invece l'osservazione iniziale di Sandro sugli aspetti metodologici, in parte Sandro, che conosce bene la genesi di questo libro, ha già dato una risposta al suo stesso quesito. Io faccio una postilla, ovvero certamente era la collana anche che imponeva un certo modo di affrontare e di costruire il discorso. Dal mio punto di vista il libro poteva essere già sufficiente per ciò che volevo dire con i tre capitoli centrali del libro. Il primo capitolo e l'ultimo capitolo dal mio punto di vista sono utili ma non aggiungono molto di più rispetto a quello che volevo dire. Dal mio punto di vista ciò che era essenziale era assumere come all'interno di quella della tradizione della storia dei concetti, che a differenza di Sandro io ho vissuto come un dato di fatto, insomma io mi sono formato in questa tradizione, me la sono trovata come e così non può che essere così di fare storia del pensiero politico, fare filosofia politica. Non sento né la necessità di prendere congedo da una esperienza di questo tipo, né di doverla difendere necessariamente. Per me è una cassetta degli attrezzi che uso nella misura in cui mi torna utile. Lo stesso posso dire per esempio con l'esperienza dell'autonomia. Per questioni geografiche, per questioni anagrafiche, per questioni di qualsiasi tipo, anche per me è un'ultima cassetta degli attrezzi, per cui ho vissuto in modo meno problematico la forzatura della retrodatazione di cui faceva riferimento Sandro. Per me, io trovavo degli elementi che mi sembrava abbastanza evidente vedere come, seppur in modo problematico, senza essere assunto in modo esplicito e chiaro, però quell'esperienza del 68 era già un'esperienza di riflessione, di sconfinamento anche teorico concettuale, che poi negli anni 80 l'assunzione del tema dell'esodo, della disobbedienza, era esplicita all'interno della tradizione dell'operatismo. Dicevo quindi, l'ho vissuto tutte queste cose in modo appunto meno problematico come una cassetta degli attrezzi, e tuttavia la scelta stessa di
dire, confrontarmi con una tradizione come quella della storia del concetto attraverso una categoria problematica dal punto di vista concettuale come quella della disobbedienza, a me serviva anche per produrre un effetto di spiazzamento all'interno della stessa riflessione della storia del concetto. Uno spiazzamento che poi specificamente ha a che fare con quella concezione eurocentrica della storia dei concetti e in generale della tradizione del pensiero politico occidentale moderno cui faceva riferimento Sandro. Ecco perché poi i capitoli centrali del libro per me sono la parte più essenziale del libro, perché lì ho cercato di operare uno spiazzamento atlantico, insomma, l'apertura immediatamente all'Atlantico dell'esperienza moderna, l'impossibilità di concepire l'esperienza moderna se non in una prospettiva dell'orientamento atlantico, la centralità della dimensione coloniale nella definizione stessa del concetto di Stato. E da questo punto di vista la disobbedienza, pur essendo tutta una categoria, un concetto politico problematico, non lo è un concetto politico, su questo Sandra ha perfettamente ragione, è una prassi politica che mentre si fa prassi interroga e ridefinisce i concetti fondamentali della politica moderna, con un'espressione che non è scientificamente corretta, ma che secondo me rende l'idea, è un concetto in azione, e se non lo si concepisce nella sua dimensione di prassi politica si perdono gli elementi essenziali della sua valenza teorica. La disobbedienza, proprio per questi suoi caratteri scuri, si prestava particolarmente bene a operare questo spostamento atlantico dei concetti della politica moderna. E da questo punto di vista credo che l'operazione sia abbastanza riuscita nel libro. Non so se ho dimenticato qualcosa sulle osservazioni che sono state fatte, ma qui dobbiamo continuare a toccare insieme. Se ci sono domande, interventi, suggestioni. Ma se non ci sono, aggiungo una cosa che prima come da copione mi sono dimenticato. E che mi piacerebbe anche riuscire un po' a così utilizzare questo concetto per provare a capire se anche dentro l'altra esperienza che sta un po' a noi molto contemporanea, cioè quella spagnola, quella delle piazze spagnole, si può provare a utilizzare questo concetto di sottrazione. Mi spiego meglio. Stavo pensando, secondo me quelle piazze che hanno sorpreso tutti, anche soprattutto le modalità, ci danno un dato di, come dire, qualità, ma anche problematico, non c'è nessuna idea di incensare quella pratica politica. Però una cosa mi risultava così particolarmente interessante, il fatto che dentro lì si sia prodotta una grandissima crisi del modello della rappresentanza, e che ovviamente si sia, tipo, le ultime elezioni in Spagna poco sopra il 50% sono andati a votare, quindi forse l'ultima sottrazione che si poteva dare dopo quella che si è prodotta rispetto alle grandi categorie del lavoro, della famiglia, e quindi anche dentro l'esperienza come quella di cui faceva riferimento sempre prima, si è prodotta adesso, forse la rappresentanza è uno di quegli elementi che è molto in crisi. Questo non vuol dire che, come dire, la gente non vada più a votare, però se devo vedere le piazze spagnole, un elemento che mi ha spiazzato, roba molto forte, con la capacità, come dire, di rideterminare anche l'elemento del voto, no? In quelle piazze si vota, ma non si vota perché si deve spaccare la pratica politica, si deve emarginare una parte, escluderla dalla discussione politica, ma ad esempio l'elemento del voto è ripreso, rideterminato, riqualificato come categoria proprio per prolungare, cercare una sintesi su un punto di vista. Allora mi veniva da pensare, forse queste nuove pratiche politiche, nuova pratica politica con tutti i limiti, non c'è nessuna appunto voglia di prenderla a modello, però esiste per esempio una sottrazione rispetto a quella che è la crisi della rappresentanza, e
come dire, il fatto di narrarsi, di trovarsi in piazza, raccontarsi e confrontarsi è un esempio di come si possano rideterminare alcune pratiche politiche come quella del voto, che appunto non è più un elemento di delega ma è presa di parola diretta, o come dire, continuare a prolungare un confronto, una discussione che poi bisogna anche dire, a volte fa fatica a uscire da quella piazza. Abbiamo uno dei nostri compagni di Batte che sta a Madrid e ci racconta la difficoltà a volte di produrre un'iniziativa politica, però penso che se come dire, un po' la scommessa del fare politica sia anche questo, leggere queste nuove avvenimenti che accadono, senza nascondersi il fatto che quelle piazze sono anche figlie di Piazza Tahrir, cioè quindi è una percezione diversa di una, però di una condizione materiale che è comune tra la Spagna, l'Italia, l'Inghilterra o il Nord Africa. Questo non per dire che quelle piazze debbano essere ricondotte all'evento del voto, assolutamente, però noto in quella, in quella pratica un tentativo di rideterminare anche attraverso la sottrazione, appunto attraverso la venire meno della rappresentanza, anche un nuovo modo di fare politica che, se volete, cambia anche un po' le carte in tavola rispetto al nostro modo che abbiamo qui di interpretarlo, cioè facciamo fatica a rapportarci a questi movimenti. Non è una cosa facile per un militante stare lì e capire come rapportarsi a questi nuovi modi. E mi veniva in mente anche una citazione che viene data nel testo, che credo sia ricordata da Virno, in cui Virno dice: sì, va bene, utilizziamo il tema della disobbedienza civile, a patto che però con questo non riduciamo, no, l'azione al tema del cittadino, del civismo, ma quando proprio rideterminiamo anche le carte in tavola, le regole del gioco. E a me sembra che quella pratica politica rideterminì molto, in termini problematici ma in termini anche nuovi e diversi. Chiudo, ho letto il pezzo che ha scritto Negri dalla Spagna, e lì vedevo molte di queste attenzioni, nuove pratiche politiche, vedevo molto di questa andare a vedere, sperimentare come quelle piazze funzionano, esistono, come, cioè, una grande attenzione anche a capire questi nuovi processi di soggettivizzazione. Aspetta, Leo. Tornare sul rapporto di disobbedienza-modernità, perché la cosa che mi saltava all'occhio è appunto questa crisi della disobbedienza. Da un certo punto di vista va contro l'idea che, essendo la disobbedienza il rimosso della politica moderna, in realtà la sua destrutturazione contemporanea dovrebbe in qualche modo aprire dei nuovi spazi. E da questo punto di vista, soprattutto mi chiedevo, da questo punto di vista, tornando a quello che aveva detto Leo su Foucault, se in qualche modo già nel 68, comunque il 68 e varie esperienze di pensiero che in qualche modo sono state influenzate da quello di Foucault, è una di queste certamente, in qualche modo si possa trovare possono essere utilizzate come cassetta degli attrezzi per andare oltre la dicotomia potere costituente e potere destituente, e al tempo stesso appunto per confrontarsi con una situazione che è cambiata. Dico Foucault, ma dico anche per esempio le teorie agonistiche di Rancière, per esempio teorie della democrazia conflittuale, eccetera, che di cui non ho letto un libro. Non rispondo io. No, è una cosa molto breve, a partire dal fatto che non c'ero, conosco poco, ho letto un po' di libri negli ultimi mesi attorno al nodo della teoria dell'esodo. Quello che mi pare di capire è che comunque quella è una teoria compiuta, ha una serie di articolazioni, una serie di scommesse, riprende in modo, secondo me, abbastanza interessante anche l'urgenza di una riflessione che io ritengo possa essere una scommessa significativa anche per interpretare
al giorno d'oggi, quello che si diceva all'inizio di questa discussione, cioè una lettura che non vede in termini dicotomici l'exit e la polis. Perché, non so come dire, Sandro prima faceva riferimento al problema, diciamo così, interrotto degli anni 60 e 70, no? Ecco, io non sono così sicuro che noi dovremmo riprendere frontalmente quel problema interrotto. Io credo che più che altro, come si diceva anche un po' negli ultimi anni, attorno agli elementi di discussione di questa categoria, no? La categoria del comune, il grande tema dell'istituzione del comune, che avremo modo di discutere assieme anche nelle prossime settimane. Ecco, io credo che se noi proviamo anche un po' a capire immaginari, segni, sensi, forme della cooperazione di quei soggetti che nella contemporaneità hanno un rapporto di lontananza e con una rapidità estrema però di vicinanza, di sovrapposizione tra composizione tecnica e composizione politica, tra silenzio e presa di parola, e anche una domanda di partecipazione che si pone in forme completamente nuove. Noi abbiamo questo da un lato, e dall'altro un terreno di sobbedienza, evidentemente non è il termine adatto, ma un terreno anche di micro conflittualità, di resistenze diffuse, per utilizzare un termine focoltiano, che dentro al terreno della crisi si esprimono parallelamente, che ogni tanto si compongono con queste forme di partecipazione. Ho in mente l'esperienza spagnola, che con tutti i limiti è straordinaria nella sua capacità estensiva. Ecco, io a partire da questi dati, oppure appunto nella contemporaneità di un potere destituente che mette limiti nuovi all'esercizio della sovranità statuale, ma che si garantisce nuove condizioni di possibilità della fuga, cioè come dire, un accumulo di exit è in grado di produrre una voice è significativa se moltiplica le condizioni di possibilità dell'exit. Ecco, io penso che questo schema di ragionamento, in qualche modo, con tutti i problemi che ha aperto, offra delle condizioni di possibilità per garantire un rapporto che sia un rapporto praticabile in termini politici tra forme di vita e il nodo istituzionale. Quindi volevo chiedere in particolar modo a Sandro se dentro la teoria dell'esodo ci sono degli elementi di spunto significativi che vale la pena riprendere nella contemporaneità, anche dentro il campo di ricerca sul comune, oppure insomma se questa è un'esperienza, un tentativo intellettuale, una sperimentazione che, come tante altre, vanno ricondotte alla loro contingenza storica, vanno storicizzate e abbiamo poco a che attingere su quel problema rispetto ai problemi che ci poniamo, ai problemi che ci poniamo oggi. Poi in conclusione, io ho letto il libro, lo trovo veramente efficace da tutti i punti di vista, ha una profondità analitica che sta assieme anche a una chiarezza espositiva, e penso che questo sia un motivo assolutamente importante, perché è un libro con una bibliografia straordinaria, con una capacità appunto analitica incredibile, ma anche con una chiarezza espressiva che ti fanno stare attaccato pezzo dopo pezzo al discorso, e penso non sia semplice partendo da Atene ed arrivando ai giorni nostri. Quindi l'ho trovato un libro davvero molto efficace. Mi stavo solo chiedendo se forse nella piazza spagnola, in particolare nella piazza di Barcellona, si può vedere un tentativo di superare appunto la dicotomia tra destituente e costituente, dove comunque stare nella piazza è stato un atto di disobbedienza, perché è dal fatto che la polizia è andata a mandare via la gente al Puerta del Sol che dal giorno dopo in tutte le piazze spagnole c'erano molte, molte più persone del giorno prima. E comunque lì ci si pone il problema di destituire il potere che c'è con una critica fortissima del modello dei partiti. E però allo stesso tempo di organizzarsi e cercare di costruire qualcosa di diverso, come diceva Leo prima, con tantissimi limiti. Però mi sembra che un po' ci sia questo tentativo, cioè contemporaneamente, di
destituente e costituente. Sì, anche io una domanda sul nocciolo, diciamo, nel senso che io non capisco perché la disobbedienza, per ignoranza evidentemente, perché la disobbedienza la definisce un concetto politico moderno, nel senso che a me pare invece che proprio dentro ci sia, come dire, un elemento di sottrazione radicale a tutta la galassia della concettualità politica moderna costruita nei fatti intorno al potere inteso come sovranità statuale. Quindi questa è la mia domanda, e devo dire che insomma per me è difficile ragionare sul concetto di disobbedienza, perché evidentemente è un nervo particolarmente scoperto, nel senso che insomma si è cominciato a fare una ricerca su questa cosa e a un certo punto abbiamo interrotto questa ricerca e non ce l'abbiamo, diciamo così, cancellata in qualche modo alla memoria, perché appunto quello che succede, cioè io ho incontrato la disobbedienza prima leggendo un testo di Virno che era Grammatica della moltitudine, in cui c'era questa proposta politica, scarsamente definita, però quella era la proposta politica, e quasi contemporaneamente l'ho incontrata, diciamo, allo stadio Carlini, quando le allora tute bianche decisero di togliersi le tute bianche e si cominciò il laboratorio che allora portò verso quella forma che si chiamò laboratorio della disobbedienza sociale. Laboratorio della disobbedienza sociale, ecco lì secondo me c'è il problema ancora tutto aperto, nel senso che il punto che ci si poneva era la disobbedienza, in tutto il Novecento è stata la disobbedienza civile, noi vogliamo parlare di una disobbedienza sociale perché, come dire, una disobbedienza che oltre a essere fatta collettivamente, come può essere la disobbedienza civile, diventa sociale perché viene svolta collettivamente da una sorta di soggettività collettiva in qualche modo, mentre il problema della disobbedienza è che era scarsamente coniugabile col concetto moderno di soggettività, appunto con una collettività intesa come soggettività, quindi lì fu posto il problema. Diciamo che questo problema è durato ben poco, perché poi già pochi mesi dopo, quindi nel 2002 all'assemblea TPO, si è cambiato nome in movimento dei disobbedienti, che era, diciamo così, non più uno spazio aperto in cui di dire dobbiamo diffondere l'elemento della disobbedienza, ma si dava un soggetto politico e non più sociale, collettivo, che costruiva una forma di disobbedienza fondata su una parola d'ordine che era conflitto e consenso. Conflitto e consenso, quindi che, come dire, agiva la disobbedienza sul terreno nuovo della società, della comunicazione e in rapporto con i media, eccetera, eccetera. Quindi questa è stata una prima rottura, l'altra rottura ben più grave è stata quando alcuni pezzi di questo movimento hanno cominciato a uscire, diciamo rivendicando una vera continuità sul tema della disobbedienza, sui termini della non violenza, quindi rifacendosi all'elemento, diciamo, alla tradizione storico, no? All'elemento della tradizione novecentesca sostanzialmente, Gandhi, Hannah Arendt e tutto questo discorso qua, riprendendo poi il discorso di Walter Benjamin che diceva nei fatti la violenza è una cosa che appartiene allo Stato, alla sovranità statuale, dobbiamo cercare un altro tipo di linguaggio, dobbiamo assolutamente sottrarci, salvo poi andare in giro con la scorta armata perché era il Presidente della Camera, però questo è un altro discorso. Comunque, insomma, secondo me il punto è che noi ci siamo fermati lì al problema di se è possibile pensare alla disobbedienza civile e sociale. Quindi le altre due domande che ti pongo è uno, il rapporto concettuale fra disobbedienza e non violenza, cioè elementi di necessità e elementi di non necessità. E poi ricordo un libro importante, il primo che scrissero insieme Tony Negri e Michael Hart, Il lavoro di Dioniso, in cui lui diceva sostanzialmente: nella crisi dello Stato moderno sembra che rimangano due sole forme di politica, diciamo dal basso, tra virgolette, cioè da una parte il terrorismo e dall'altra l'azione non violenta o disobbedienza. E nei fatti che queste due cose si trovavano insieme dal fatto di influire solo sul terreno della rappresentazione e mai sul terreno della soggettività. E in effetti mi sono accorto che anche noi il discorso che facevamo poi sul conflitto e consenso era questo. Quindi anche questo, il rapporto fra, come dire, la disobbedienza e la dimensione della comunicazione, cioè così è un'azione autonoma, disobbediente, che quindi non sia legata alla rappresentazione attraverso il meccanismo della comunicazione. L'ultima cosa sul potere costituente,
insomma, sarà una coincidenza, però quando il movimento dei disobbedienti ha definitivamente tirato le cuoie intorno al 2005, si è manifestata in Europa l'espressione secondo me più chiara del potere distinguente, cioè nei fatti la rivolta delle Badie, in cui secondo me si dava la forma più radicale di disobbedienza in termini di una disobbedienza di linguaggio, cioè mi rifiuto a confrontarmi con la dimensione della politica anche semplicemente ad esprimere una rivendicazione nei tuoi stessi termini di linguaggio, cioè i miei linguaggi sono totalmente altri, sono quello della violenza o quello della mia cultura di strada che è incomunicabile, quindi insomma in qualche modo perché secondo te è un concetto moderno e se, come dire, se si può pensare la disobbedienza con un soggetto collettivo, cioè il rapporto tra disobbedienza e soggetto collettivo, diciamo, necessario, indispensabile oppure impossibile? Alcune considerazioni per arrivare alla domanda. La prima, io non conosco il tedesco purtroppo, però se non sbaglio, Marx, che non ha mai dato una definizione, per questo è stato assolutamente accusato, di cos'è il comunismo, l'unica volta fondamentalmente che ha definito la cosa, ha usato la frase, è il movimento reale che, puntini puntini, lo Stato è cosa presenti. E attorno a quella parola che c'è su questi puntini si è scatenato, come dire, storicamente anche un dibattito interpretativo. Una delle interpretazioni era che distrugge lo Stato di cose presenti, come dire, sollecitazione, se vogliamo. Seconda, l'utilizzo più, se vogliamo, militante del concetto della pratica destituente, se non sbaglio, Tronti a metà anni 60 in un dibattito con alcuni suoi compagni proprio sulla questione costituente diceva in maniera anche un po' provocatoria: qui parliamo tanto di costituente, ma forza di parlarne non faremo mai la rivoluzione, facciamo la rivoluzione poi si vedrà, come terza, come seconda, diciamo, allusione. Terza cosa, sul concetto di sottrazione, nella sociologia americana, l'approccio più ecologico, in particolare rispetto a Los Angeles, leggevo di recente, che si dice che in quella metropoli, appunto, ma come fenomeno molto diffuso, si sviluppano in maniera, se vogliamo, spontanea, dinamiche secessive che prendono forme tendenzialmente o autistiche, quindi per esempio in consumo di droga, eccetera, o anche secessioni di tipo creativo. Ora, quel tipo di secessioni tendenzialmente però rimangono comunque secessioni che in qualche modo si spostano, se vogliamo, da il modo di vivere comune o le indicazioni governamentali o le discipline, chiamiamole come vogliamo, però è una sottrazione che in qualche modo spostandosi non causa un crollo. E su questo, visto che veniva prima citato, penso sia uno dei centrali, il rapporto fra potere destituente e Stato in qualche modo sia centrale, perché adesso tagliando con la scelta e facendola molto breve, però credo che in qualche modo la teoria anche veniva citata dell'autonomia rispetto allo Stato, fondamentalmente era un discorso di costruire istituzionalità autonoma, istituzioni contropotere, chiamiamola come vogliamo, che però in qualche modo sottraendosi producevano anche un crollo, non era semplicemente un posizionamento laterale che manteneva il dualismo di poteri come forma strategica, diciamo, al limite può essere tattico il dualismo di poteri. Quindi una domanda, una puntualizzazione che chiedevo era su questa sottrazione, che può voler dire cose diverse, appunto, o un semplice spostarsi o uno spostarsi che produce anche però un crollo in qualche modo. E poi sul tema dell'obbedienza, per come dire, biografia personale, magari faccio più fatica in qualche modo a intervenire, però penso che le Badiou non vadano invece, come dire, inserita la categoria di disobbedienza. Personalmente credo che invece quel tipo di fenomeno sia proprio da inquadrarsi nel tema del potere destituente, con la differenza che se allora ci fu, come dire, anche una
un conflitto fra due pezzi sociali come furono appunto i Pagliesard, diciamo, e il cognitariato, che pochi mesi dopo si mobilitò in Francia, però due pezzi sociali che di fatto allora si scontravano. Penso che invece quello che è successo oggi in Nord Africa abbia fatto vedere come due parti che allora appunto in Francia si scontravano, invece quindi un pezzo di cognitariato e un pezzo di proletariato giovanile, mettiamola così, oggi sono composte, hanno prodotto appunto una forma destituente. L'ultima cosa, e chiudo, era, ma forse a volte, come dire, la categoria di potere destituente ha una temporalità che non va contrapposta in maniera immediata al potere costituente, cioè ci sono anche, come dire, potere costituente vuol dire anche creare tramite l'attacco al potere spazi di autonomia che vanno riempiti per poi fare un salto successivo. Penso, come dire, il senso anche di quello che sta succedendo anche in questi giorni in Nord Africa va detto anche in questi termini, cioè è chiaro che adesso, per carità, la lettura stadiale in qualche modo dei processi storici possiamo anche rigettarla, però in qualche modo passare da una situazione a un'altra non è immediato, anche bisogna, come dire, aprire spazi di autonomia, costruirli, difenderli e poter anche fare passi successivi. Quindi credo che sia anche sbagliato vedere come alternativa destituente e costituente, cioè una temporalità e una processualità. Prima che si aprano queste domande infinite, cioè la questione del potere destituente e la rivolta delle Valdini era riferito alla definizione che Mario Tronti ha dato in un articolo che si intitolava proprio il potere destituente sulla Rose de Person, che in cui si riferiva alla rivolta delle Valdini, e lui, cioè l'interpretazione di Tronti sostanzialmente diceva il potere destituente è il potere costituente nel tempo della fine delle soggettività storiche. Lui diceva sostanzialmente la fine della soggettività storica, classe operaia, conclude il ciclo moderno della soggettività, e quindi, come dire, in questo senso è questo. Su questo, come dire, è anche una domanda per entrambi, e su questo tema, però anche sulle cose che diceva Sandro, secondo me proprio, come dire, in questi termini il cosa c'è dopo presuppone, come dire, un elemento prima di camminare all'indietro, cioè che il potere destituente serve innanzitutto a smontare categorie, concetti, eccetera eccetera, su cui siamo abituati a pensare alla politica senza dover precipitare immediatamente sul che cosa c'è dopo. Nel senso che a me su questa cosa di Tronti poi mi veniva in mente un parallelo improbabile fra la rivolta argentina del 2001 e